Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui su Spazio Verticale. Le migliori novità dal mondo dell'arrampicata le potete trovare solamente qui, quindi iscrivetevi al nostro canale per rimanere sintonizzati con tutto ciò che accade nel mondo dell'arrampicata in italiano. Questa puntata la volevo dedicare a cosa accade e cosa sta accadendo in Italia e all'estero e cosa stanno combinando soprattutto i nostri climber italiani, perché ne stanno facendo di tutti i colori. Partiamo con un gruppo di balli giovani capitanati da Simone Tentori, si trovano in Sudafrica, a Rocklands. Vediamo qui nel post Simone che riesce a salire Device, un bellissimo 8B di blocco di compressione. Gli auguriamo il meglio a questi ragazzi, speriamo continuino così. Sempre in Sudafrica Francesco Morandi riesce a salire un bellissimo 8A, si chiama Witness the Sickness, anche questo di compressione. Andiamo a vedere il video di Francesco. Passiamo invece ora alla parte alpinistica. Ho visto dalle storie che Jacopo Larcher si sta preparando alla Svizzera, chissà cosa avrà in serbo. Noi continuiamo a seguire il suo canale e continuate a seguire le nostre puntate per capire cosa succederà. Ora invece non l'ho mai fatto nelle puntate, però erano due secondo me imprese degne di nota, si tratta di alpinismo. Partiamo dai fratelli Geremia, in particolare Nicolò riesce a salire Invisibilis, che è una bellissima via di 7 CPU che si trova nella parete sud della Marmolada, come vedete qui dal post, ricco di gioia, è riuscito a salirla insieme al fratello. È una via abbastanza impegnativa di circa 450 metri e poche protezioni, quindi bravissimo Nicolò e complimenti al fratello che lo ha supportato in questo suo sogno. Altra impresa degna di nota, c'è chi sarà contrario, chi non lo sarà, però secondo me va menzionata, è quella di Marco Milanese, che riesce a salire la cima piccola, la cima ovest e la cima grande di Lavaredo in free solo e poi da lì si lancia col base jump, eccolo qui in uno dei suoi lanci. Complimenti a Marco. Marco le ha salite in 5 ore e 40, sono 1350 metri di salita effettiva senza l'aiuto logistico di nessuno da terra. Un sogno che ha realizzato, quindi complimenti ancora. Io spero che questa puntata sia stata interessante. Se lo è stata, mettete mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Noi ci vediamo la settimana prossima e buon weekend a tutti. Ciao ragazzi!